Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6. Decine di sostanze inquinanti all'interno delle acque sotterranee delle discariche 2A e 2B è il nuovo resoconto delle analisi effettuate a Bussi e rese note oggi dal Forum Abruzzese dell'Acqua. Francesca Romana Tessi. Nuovi allarmi per il caso di Bussi. Questa volta alla luce arrivano le analisi compiute sulle acque sotterranee delle discariche 2A e 2B. L'acqua di falda è fortemente inquinata, sono 20 parametri oltre i limiti, tra i quali spiccano l'esacloroetano, 584 volte oltre i limiti, e il tetracloroetano, ben 1740 volte oltre i limiti. È il Forum dell'Acqua ancora una volta a lanciare l'allarme. Siamo sempre più consapevoli del disastro che c'è a Bussi, a cui non è stato posto rimedio finora, perché questi inquinanti continuano, sembra che a nessuno interessi degli enti pubblici, continuano a uscire imperterriti verso valle, quindi verso Pescara, la Val Pescara, dove vivono mezzo milione di persone. Ora abbiamo anche presentato i dati ufficiali per la presenza di diossina ad altissimi valori, sia nella discarica Tremonti, cioè nei rifiuti, purtroppo anche addirittura sul suolo attorno al fiume Pescara. E scopriamo che in realtà il commissario Goio aveva approvato, ufficialmente un commissario di governo, ha approvato queste analisi già a fine 2015, quindi sono dati ufficiali, incontrovertibili. Ora quello che noi diciamo è da un lato avere giustizia, c'è il processo, noi auspichiamo insomma che vada per dare giustizia a questo territorio. Dall'altro lato vogliamo la bonifica, basta di fare nuove analisi adesso, cioè si può fare il monitoraggio, però togliete quei rifiuti, adesso sappiamo che sono i rifiuti, lo sappiamo peraltro da 10 anni e in 10 anni non è stato fatto praticamente nulla. Il pensiero va subito alla contaminazione, cioè il percorso di quelle acque che inevitabilmente coinvolge porzioni di terreni e fiume. La via di esposizione non è solo quella del rubinetto, ma se va nel fiume, immaginate le sponde, anche le persone che percorrono, peraltro, ripeto, sul fiume Pescara intorno alla Tremonti, la diossina è fuori dall'area per ora messa in sicurezza. Quindi insomma c'è una situazione drammatica, ma a cui attendiamo risposte. Le risposte devono essere concrete. Da un lato la questione giustizia, dall'altro lato la questione bonifica. Questa mattina l'onorevole Paolo Tancredi e il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti hanno incontrato i rappresentanti istituzionali di 19 comuni della provincia di Teramo. Il decreto terremoto non piace e si stanno preparando per la manifestazione a Roma prevista entro il mese di febbraio. Il servizio. Il decreto terremoto non piace ai sindaci teramani poiché non tiene conto anche dei danni del maltempo. I rappresentanti istituzionali di ben 19 comuni della provincia di Teramo questa mattina hanno partecipato all'incontro con l'onorevole Paolo Tancredi e il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, stilando tutta una serie di proposte da presentare all'attenzione del governo e da portare lunedì pomeriggio sul tavolo dell'Assemblea dei Sindaci in provincia per chiedere la massima condivisione da parte di tutti i colleghi in vista anche di una manifestazione a Roma da mettere in campo entro il mese di febbraio. Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato sindaci o loro rappresentanti dei comuni di Alba Adriati, Cancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Campli, Canzano, Castelcastagna, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Corropoli, Sant'Egidio, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietra Camela e Teramo, gli amministratori hanno sottolineato l'inadeguatezza dei provvedimenti assunti fino ad oggi rispetto ai danni economici e sociali patiti dalla provincia di Teramo e stilato una serie di proposte a partire dall'allargamento del cratere sismico e dall'equiparazione della città di Teramo agli altri comuni del cratere anche in tema di sospensione delle tasse. Tra le altre richieste, l'inserimento del contributo di 10.000 euro per le case lesionate non agibili come accaduto per l'Aquila, l'introduzione del concetto di calamità naturale integrata, sisma e neve, aggravato dall'interruzione della energia elettrica per eliminare il taglio di fondi alla provincia, cosa che libererebbe almeno 15-20 milioni per i primi interventi sulle strade provinciali e per apprestare agevolazioni urgenti, normative e finanziarie per i comuni, al fine di fronteggiare adeguatamente almeno l'emergenza, l'inserimento di ulteriori fondi per il mondo agricolo.
I sindaci chiedono inoltre l'inserimento nel decreto di una norma che consenta alla Regione Abruzzo e alle regioni terremotate di accendere un mutuo per la valutazione della vulnerabilità sismica e la rimodulazione del master plan di almeno il 50%, affinché la metà della dotazione finanziaria sia finalizzata a progetti di sostegno al tessuto economico e sociale colpito dal sisma e dalle calamità naturali, senza escludere la possibilità di una zona franca. Gli amministratori, infine, stigmatizzano la lentezza nella costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e sollecitano il Presidente della Regione a provvedere con immediatezza per rimediare al tempo perduto. Un referendum popolare per il lavoro, la CGIL punta ad ottenere con due quesiti l'abrogazione dei voucher e la parificazione degli stipendi per i lavoratori delle ditte appaltanti. Il servizio. Due quesiti referendari per liberare il lavoro e cambiare la condizione di precariato degli italiani. A lanciare l'iniziativa è la CGIL che, dopo aver raccolto 4 milioni e mezzo di firme per la proposta di legge, punta ora ad ottenere due traguardi fondamentali per lavoratori e pensionati. Puntiamo all'abrogazione dei voucher perché si sono dimostrati uno strumento che ha precarizzato ulteriormente questo nostro mondo del lavoro, e anche perché con i voucher un lavoratore perde assolutamente i suoi diritti. Basta andare a un tabaccaio, come si compra un pacchetto di sigarette si compra un'ora di lavoro, quindi per noi questo è un sistema che va assolutamente cambiato. L'altro quesito referendario riguarda la responsabilità solidale negli appalti. Con questo quesito noi chiediamo di abolire quelle norme che ad oggi consentono che ci sia una diversità di trattamento tra lavoratori che fanno lo stesso lavoro all'interno di un sistema. Quindi anche qui riteniamo che bisogna riaffermare dei diritti, delle tutele da ogni punto di vista, perché il lavoratore deve tornare al centro. Parliamo di tutto il sistema degli appalti, pensiamo soltanto che anche all'interno della nostra ASL ci sono più di 500 lavoratori in appalto e quindi occorre anche lì trovare il sistema per cui chi effettua lo stesso tipo di lavoro abbia le stesse condizioni. Sarebbero ad una svolta le indagini sull'incendio alle autovetture del presidente del Pescara Calcio Sebastiani. I responsabili, che rischiano l'accusa di incendio doloso, farebbero parte dell'ambiente del tifo biancazzurro. Paolo Renzetti. Si va facendo via via più chiara l'azione criminosa di chi nella notte fra lunedì e martedì scorso aveva incendiato le due autovetture, una Jeep e una Smart, di proprietà del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Ad agire sarebbe stato un comando composto da 4-5 persone di età compresa fra i 25 e i 35 anni che, come mostrerebbero le immagini delle telecamere della zona, avrebbero facilmente scavalcato un muro laterale dell'abitazione entrando poi nel cortile dove erano parcheggiate le due autovetture. I giovani, vestiti in abbigliamento sportivo, avrebbero agito in maniera decisa, facendo poi perdere le loro tracce. I responsabili sarebbero stati riconosciuti e ora sono in via di identificazione. Il tutto grazie alle immagini registrate dalle telecamere che si trovano all'interno dell'abitazione, ma anche a quelle esterne. I giovani, che sarebbero legati all'area del tifo biancazzurro, è sempre d'obbligo usare il condizionale, avrebbero agito per rabbia dopo la sconfitta del Pescara con la Lazio e per i pessimi risultati della squadra sul campo in questa stagione. L'accusa su cui lavorano gli agenti della Digos sotto il coordinamento del sostituto procuratore Mirvana Di Serio è quella di incendio doloso. Per i responsabili, oltre all'aspetto penale, c'è anche quello sportivo, con l'arrivo dei DASPO ed il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono attività sportive. E i vigili del fuoco, dopo ore di lavoro, sono riusciti a domare le fiamme che si erano propagate all'interno di un capannone per l'allevamento di galline a San Rustico di Basciano, nel Teramano. L'incendio ha interessato un capannone di circa 2000 metri quadri utilizzato come allevamento di galline. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco di Teramo e Pescara. I pompieri ora stanno ultimando le operazioni di spegnimento dei piccoli focolai per poi bonificare l'area ed accertare le cause del rogo, appunto. E all'Aquila
Si teme la fuga dalle frazioni dove la ricostruzione muove ora i primi passi grazie agli incentivi di sostituzione edilizia, altro duro colpo per il tessuto economico-sociale dilaniato dal sisma. Germana D'Orazio. Dall'Aquila e a breve dalle sue frazioni si può immigrare con i soldi in tasca, comprando una bella casa altrove, a Cagliari o a Courmayeur. Appioppando la propria abitazione resa inagibile dal terremoto del 6 aprile 2009 al comune e le future spese di un'eventuale ricostruzione ai contribuenti italiani. Tutto questo grazie alla norma sulle abitazioni equivalenti, contestatissima da anni ma mai cancellata, inserita nel decreto Abruzzo del 2009. Una previsione che consente ai proprietari di incassare il corrispettivo del valore della casa inagibile e comprarne un'altra, anche in un'altra località italiana scelta, cedendo la propria proprietà di quella vecchia all'ente comunale. Il meccanismo nel tempo ha finito per creare come conseguenza non solo un ulteriore accrescimento dell'offerta di abitazioni nel territorio aquilano, già abnorme rispetto alla domanda, ma anche e soprattutto un esodo incentivato che per ora ha riguardato la metà dei 600 proprietari che hanno usufruito dell'allettante opportunità con un investimento statale di 170 milioni di euro. Il meccanismo che ha già colpito nella città ora può moltiplicare gli effetti deleteri nelle 60 frazioni aquilane, dove dopo quasi 8 anni dal sisma, si sta finalmente superando la fase dell'interminabile rodaggio per l'approvazione definitiva dei progetti di ricostruzione. E c'è da scommetterci che in molti, arrivati a questa cruciale fase, faranno domanda di un'abitazione equivalente, visto che, dopo tutto questo tempo, si è creato un distacco sentimentale e anche generazionale da questi paesi. Polemica a distanza sui giochi del Mediterraneo 2015, secondo le voci di bilancio del comune di Pescara ci sarebbero 235.000 euro di sforamento nella manifestazione costata 4,5 milioni di euro e Rifondazione Comunista chiede la rendicontazione delle spese. Ascoltiamo. 235.000 euro di sforamento per i giochi del Mediterraneo 2015, l'evento che ha visto accendersi a Pescara i riflettori internazionali e l'arrivo di migliaia di atleti. Oggi si discute su un debito comparso all'interno del bilancio dell'amministrazione guidata da Marco Alessandrini che, come denunciato dall'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, non porta con sé una rendicontazione delle spese. Il costo complessivo dell'evento, preventivato dall'amministrazione di Pescara, ammontava a 4 milioni e mezzo di euro, dei quali 3 finanziati a metà tra Regione Abruzzo e CONI. A rispondere il vice sindaco Enzo Del Vecchio, che ritiene non grave l'esubero finito in bilancio. Voglio ricordare che 235.000 euro sono nulla rispetto a una manifestazione che inizialmente doveva costare 11 milioni di euro e che noi abbiamo ridotto a 4 milioni e 5 e poi c'è stato questo sforamento poiché il direttore generale dei giochi ci sono state delle spese impreviste all'ultimo momento e quindi sono lievitate queste spese, ma nulla di trascendentale. Voglio ricordare che i revisori dei conti una prima occasione avevano dato parere favorevole a che si trattasse di un debito fuori bilancio, abbiamo un parere della Corte dei Conti che dicono che queste somme vanno riconosciute perché sono state effettivamente spese, non c'è nulla di particolarmente importante. Certo, oggi anche 235.000 euro per il Comune di Pescara sono una risorsa importante, ma anche la risorsa della manifestazione è stata importante, l'abbiamo fatta e per la prima volta sono venuti incontro anche il CONI che ha messo a disposizione oltre 1,5 milioni, cosa che non è mai accaduta nella storia dei giochi. E sempre a Pescara, nuove regole per il piano urbanistico, attenzione puntata sulla rigenerazione delle aree altamente edificate, spazio alla riconversione di nuove zone della città. Se ne è parlato questa mattina nel corso di un convegno all'Aurum. Nuove regole per rigenerare la città. Una città che punta a riconvertire aree altamente cementificate da un lato e offrire più spazi pubblici dall'altra. Riportare la città a un livello di vivibilità, anche di sicurezza, di qualità degli edifici che attualmente manca. E questo lo si fa proprio per anche non consumare ulteriore suolo, che è uno degli obiettivi fondamentali che noi perseguiamo. Il secondo è quello altrettanto importante di rilanciare questo settore dell'economia cittadina, anche dell'area metropolitana. Questa è una cosa che ci chiedono gli stessi imprenditori, gli
ordini professionali, cioè di avere norme più snelle, più efficaci e che puntino proprio alla rigenerazione piuttosto che al consumo di suolo. L'attenzione è puntata in diversi luoghi, come già annunciato, l'ambizione di ridisegnare l'area antistante, la stazione centrale, le aree fluviali e nel complesso rendere più efficiente quelle ad alta concentrazione di costruzioni. Noi dobbiamo considerare le aree da rigenerare come le vere nuove aree da sviluppare. Ci sono alcune occasioni che riguardano aree di iniziativa pubblica che abbiamo già individuato in un atto di indirizzi strategici, che sono quelle un po' note a tutti: la zona del polo universitario, giudiziario, sportivo in generale, la zona del parco centrale, come lo chiamiamo adesso, la cosiddetta area di risulta. Le aree fluviali sono le aree strategiche su cui noi vogliamo favorire degli interventi che sono innanzitutto di carattere pubblico, perché ci sono aree pubbliche, ci sono occasioni di sviluppo importanti, attorno alle quali certo anche poi l'iniziativa privata è importante. E a proposito dell'Aurum, 100.000 persone tra visitatori, partecipanti ad eventi, celebrazioni civili, attività di Europe Direct e dell'Università Telematica Pegaso, le presenze nel 2016 all'Aurum di Pescara che hanno così confermato anche per l'anno appena trascorso il trend di incassi realizzato nel 2015, quasi raddoppiati rispetto al 2014. E ora è volontà dell'amministrazione comunale di Pescara organizzare eventi per celebrare la ricorrenza. Passiamo alla pagina sportiva. Dopo una settimana incentrata sulla spiacevole vicenda che ha colpito il presidente Sebastiani, domani torna il calcio giocato con i biancazzurri di scena in casa del Torino. Non convocato Ghiomber per motivi disciplinari, il difensore slovacco ieri ha avuto un acceso diverbio col tecnico Oddo, che ha così scelto di non portarlo in trasferta. Ancora fuori causa Gilardino, Bovo, Campagnaro e Baebek, rientra invece Memushai. Il servizio. Dopo una settimana davvero particolare, iniziata con il grave attentato incendiario commesso ai danni del presidente Daniele Sebastiani, si cerca in riva all'Adriatico di tornare a concentrarsi sul calcio giocato. Torino-Pescara in programma domani pomeriggio alle 15 in terra piemontese, passata però in questi giorni in secondo piano anche per la nuova querela che sta contrapponendo il patron biancazzurro e il socio ed ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. La squadra e il tecnico, in silenzio anche per solidarietà nei confronti del presidente, cercheranno di fornire contro i granata quella reazione che tutto l'ambiente si attende dopo la debacle di domenica scorsa con la Lazio. Di fronte ci sarà un Torino quasi in crisi e che non vince dal 22 dicembre. Non per questo per il Pescara sarà più semplice, considerando proprio la voglia di tornare al successo dei ragazzi di Sinisa Mihajlovic, ma il Delfino ha il dovere di chiudere la stagione con dignità. Sul fronte formazione pochi dubbi per Oddo, che dovrebbe confermare il modulo 4-3-2-1 in difesa. Davanti a Bizzarri agiranno Zampano, Coda, Stendardo e Biraghi. A centrocampo, rispetto alla gara con la Lazio, tornerà Memushai, che sarà affiancato da Brugman e Verre, con Benali e Castano trequartisti e Caprari di punta. Mancheranno all'appello Baebek, Campagnaro, Gilardino, Bovo, Vitturini e Ghiomber. Nel Torino recuperato Castan, Mihajlovic è orientato a confermare dal primo minuto. Lukic e Obi dirigerà Maresca di Napoli. Sugli spalti sono annunciati 15.000 spettatori con un centinaio di supporters biancazzurri. E come sentito, quindi tante assenze anche nel Torino, squalificati Baselli e Valdifiori. Castan non riesce a recuperare e non è stato convocato, forfè anche per di un altro difensore, Rossettini. Si rivedono invece Molinaro e Maxi Lopez. Tensione in casa granata anche per via dell'esposizione di un striscione da parte dei tifosi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Anche di questo ha parlato l'allenatore Mihajlovic nella conferenza prepartita. Ascoltiamolo. Qua nessuno mola e nessuno molerà. Questo è sicuro, io per primo, poi anche i miei giocatori, e se mi accorgo che qualcuno molla non farà più parte della squadra, questo è sicuro, è quello che posso dire. Sicuramente sottovalutarli sarebbe il modo migliore per non vincere la partita, anche perché in campionato italiano non esistono le partite facili, possono essere facili a fine della partita, ma sicuramente molto dipende da noi. Comunque Pescara ha fatto vedere durante il campionato anche buoni momenti di calcio, perciò è una squadra, ho visto anche contro la Lazio, il primo tempo è stato equilibrato, ho visto contro la Fiorentina che hanno perso nei tempi di recupero, perciò comunque una squadra, sarà una partita equilibrata. Noi dobbiamo essere bravi con il nostro atteggiamento, con il nostro convinzione, con nostra intensità,
e tutto quello che abbiamo preparato in settimana mettiamo in pratica in campo per fargli capire che domani c'è solo una squadra che vince, che siamo noi, perciò dipende molto da noi. Ragazzi lo sanno che è una partita importante, che è a nostra portata, perciò sicuramente tutti faremo di tutto domani per vincere. Sono concentrato sul mio lavoro, è quello, ma la società si è sempre comportata nella stessa maniera, e prima e dopo e durante, perciò non c'è nessun cambiamento. Perciò io all'inizio, ma anche adesso, sento piena fiducia perché è della società e tutto, non sembra come qualcuno può pensare che siamo abbandonati a noi stessi. Comunque Petracchi e ogni allenamento sta con noi, con presidente mi sento regolarmente, perciò non è cambiato nulla a rispetto da quando abbiamo cominciato a oggi. Scendiamo in Lega Pro, penultima seduta di rifinitura per il Teramo in vista dello scontro diretto di lunedì alle 18.30 a Fano. Restano alcuni dubbi per l'allenatore Zauli con i ballottaggi Sales Carcalis in difesa e Baccolo Carraro in mediana. Camilleri e Tempesti dovrebbero essere preferiti a Caidi e Barbuti. Domani mattina la seduta di rifinitura, il tecnico Zauli presenta così lo scontro salvezza del Mancini. Ascoltiamo. Uno scontro diretto importante. Importantissimo, ma tutte le settimane ci diciamo la stessa cosa. A oggi non vedo partite dove non possono essere molto importanti. Scontro diretto fondamentale, loro sono 4 punti sotto noi e quindi voler vincere là vorrebbe dire proseguire, secondo me, un processo di crescita che ci sta, è presente, e quindi io me lo auguro per i ragazzi perché fondamentalmente stanno facendo anche buone partite, non sono gratificati dal risultato, quindi vincere una partita, oltre più uno scontro diretto e soprattutto fuori casa, sarebbe una vittoria molto pesante. Non devo difendere me stesso, io voglio difendere i giocatori, e che i giocatori secondo me meritano risultati diversi e lotteranno, sono strasicuro che lotteranno fino all'ultimo secondo per ottenere questo tipo di risultati. Poi il mio futuro coincide con i risultati, questo lo so, mi sembra scontato, non ci stiamo dicendo niente di nuovo. Fano, io vivo lì, quindi oltretutto so, nonostante siano ultimi, c'è una determinazione con i nuovi acquisti di voler fare una scalata, quindi aspettano questa partita per riattaccarsi a un treno salvezza, quindi io la vittoria sicuramente la vorremmo ottenere a tutti i costi, ma troveremo sicuramente una battaglia, e voglio preparare la squadra, preparare la partita sotto l'aspetto mentale di aggressività, molto importante, perché solo tramite questa squadra riusciremo a fare il risultato da Fano. Allora, è una squadra che ha cambiato tanto, davanti ha comprato Melandri, Fioretti e Germinale, che quindi sono andati sull'esperienza, su giocatori importanti per la categoria, che la società ha fatto investimenti importanti in questo mercato di gennaio, quindi ha mandato un input ai giocatori di voglia di salvezza, e avendo fatto il giocatore, quello è un dato molto importante. Chiaramente sono concentrato su di noi, nel senso che noi dobbiamo pensare a fare la partita migliore che possiamo. Il calciatore leader, ed è quello che Marco ha rifatto dopo Lumezzane, che era la terza partita che era partito dalla panchina. Ha dimostrato grande professionalità, grande serietà. I colpi di Marco non stiamo qui a sottolinearli perché è evidente, ci sta mettendo la cattiveria, l'umiltà verso i propri compagni, e quindi adesso Marco può essere quel valore aggiunto che sicuramente ha nelle sue doti. E si giocano domani le gare della 23esima giornata di Serie D, situazione delicata in casa all'Aquila dopo le tensioni in settimana tra il tecnico Morgia e l'amministratore Ranucci. Domani a Lanusei la squadra rossoblu sarà obbligata alla vittoria per non perdere contatto dalla vetta. Andrea Costantini. Non è stata una settimana facile per l'Aquila Calcio, la vittoria mancata nello scontro al vertice con l'Arzachena, la vetta che si allontana ed è ora a 5 punti, fattori che hanno portato del malumore esploso nel diverbio tra il tecnico Massimo Morgia e l'amministratore Antonio Ranucci, divenuto anche mediatico perché manifestato a suon di comunicati. Sventate le dimissioni dell'allenatore, il presidente Chiodi ha poi buttato acqua sul fuoco con un ulteriore comunicato diramato ieri: faremo di tutto per riportare equilibrio e serenità in ogni singola componente di
dichiarato Chiodi, che poi in altri passaggi ha evidenziato che la società sta mantenendo gli impegni, che la stagione non è né finita né compromessa e che la questione poteva essere risolta tra le mura di casa senza portarla all'esterno. La risposta più importante comunque dovrà darla il campo e per questo la trasferta di domani alla Nusei è importante, se non delicata. Perdere altri punti dalla vetta potrebbe, questa volta sì, compromettere l'obiettivo stagionale, quello del primo posto. Sempre nel girone G, l'Avezzano ospiterà la Nuorese, reduce dal successo nel recupero col Sansepolcro. Per la squadra marsicana il momento è propizio e l'11 di Pino Tortola cerca il tris di vittorie consecutive. Negli ultimi giorni si è consumata anche la pace tra il patron Gianni Paris e l'imprenditore Leonardo Sterpetti, che torna ad essere main sponsor dell'Avezzano. Lo stesso patron marsicano ha anche specificato che l'unico debito che ha l'Avezzano Calcio è con l'erario per 34.000 euro e che resterebbe a suo carico anche in caso di vendita della società a giugno. Nel girone F la gara di cartello si gioca all'Aragona di Vasto, dove i padroni di casa ospitano il Matelica. Sulla panchina della Vastese si accomoderà per la prima volta il neotecnico Massimiliano Favo, chiamato a sostituire Gianluca Colavitto, cui è stato fatale il KO di Recanati e più in generale la mancanza di vittorie dallo scorso 11 dicembre. A Favo il compito di blindare quantomeno un piazzamento playoff, inizio duro contro un Matelica tuttavia gelato dalla sconfitta nel recupero col San Nicolò, che è una brusca frenata alla rimonta sulla capolista fermana. San Nicolò che dal canto suo ha appena trovato la prima vittoria del 2017 uscendo fuori dal tunnel di una mini crisi che però lascia un distacco cospicuo dalla vetta. La squadra di Epifani vuole ora riprendere a correre, ma domani al Bonolis affronterà una recanatese in forte ripresa con la gestione del neotecnico Soda. Trasferta sul campo della San Maurese per il Pineto, reduce dalla giornataccia di Agnone, dove in un colpo solo si sono interrotte l'imbattibilità del portiere Mazzocchetti e la serie di risultati utili consecutivi. Partita ostica col tecnico pinetese Amaulo che, al cospetto della migliore difesa del girone, spera di avere segnali importanti dai suoi attaccanti apparsi appannati nelle ultime gare. Allenata dall'Aquilano, Andrea Di Giandomenico scenderà domani in campo nel capoluogo la nazionale italiana di rugby contro l'Irlanda. Tra le fila azzurre anche l'aquilana Elisa Cucchiella. Il servizio. Tutto pronto all'Aquila per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile di domenica 12 febbraio allo Stadio Fattori del capoluogo, con inizio alle ore 14. Stamattina c'è stato il team run allo stadio, a seguire il captain's run della nazionale irlandese che arriverà questa sera in città. Già dalla mattina di domenica all'esterno dello stadio ci saranno diversi stand di street food e animazione. Viale Gran Sasso diventerà così un villaggio per poter pranzare prima del match e vivere il terzo tempo azzurro dopo l'incontro con le atlete. I biglietti sono del costo di 5 euro, assolutamente simbolico per i settori tribuna e distinti. Sono disponibili anche sul circuito liveticket.it o al botteghino del Fattori dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 della giornata di oggi, mentre dalle 10 di domenica. L'ingresso del settore distinti sarà invece gratuito per i giovani under 16. E sempre domenica, mentre allo Stadio Fattori si festeggerà la nazionale, in mattinata il campo sportivo di Poggio Picenze, sede della squadra femminile di rugby Le Belve Neroverdi, ci sarà la Coppa Italia Femminile 7, mentre nei campi di Centicolella saranno protagonisti le giovani under 16 del rugby. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.